Buongiorno a tutti, io per chi non mi conoscesse mi chiamo Giorgia Balbi e sono Sales and Technical Specialist in ActiveBox e benvenuti a questo nuovo webinar che oggi ho il piacere di poter condurre con Fabrizio Fordiani, General Manager di Esila, che molti di voi conosceranno già, la nostra casa rappresentata francese. E come potete vedere, vincere, ecco, dal titolo del nostro webinar, oggi parleremo di emulsionanti e in particolare degli emulsionanti innovativi frame time, che ci piace un po' definirli emulsionanti attivi. E nella seconda parte poi del webinar invece ci soffermeremo su una novità che ha lanciato Efila dopo l'ultimo in Cosmetics, e che è EFI Shield, è una resina, ecco, con delle proprietà particolari anti-pollution, ma non voglio troppo anticipare, visto che abbiamo l'onore di avere con noi appunto Fabrizio, che ci potrà spiegare al meglio tutti gli attivi. Quindi Fabrizio, grazie mille davvero per essere qui con noi oggi. Grazie, grazie a te Giorgio, grazie a Lucky Box e un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Per chi non conoscesse la Efila, effettivamente è un'azienda che abbiamo creato nel 2009, un'azienda francese che lavora principalmente che nasce come laboratorio di ricerca e sviluppo, e poi ci siamo strutturati, oggi abbiamo anche il nostro stabilimento che permette di produrre i nostri materiali di specialties e i nostri attivi. Quello che noi facciamo è più appunto concentrarsi su dei materiali, su degli ingredienti che abbiano senso dal punto di vista sia dell'interesse, dell'impatto rispetto alla pelle, ma anche a livello dell'ecosistema, quindi a livello ambientale. Quindi cerchiamo di trovare appunto delle soluzioni adatte. Solo per farvi magari da dirvi un po' il nostro approccio, e quindi basato appunto su questo approccio responsabile, allora sia dal punto di vista socio-economico ma anche ambientale, come abbiamo detto, e poi anche l'aspetto biomimetismo per quanto riguarda lo sviluppo poi degli ingredienti attivi e dei materiali di specialties come il frame time di cui parleremo. La Efila ha sempre voluto dare molta importanza a ciò che è tutto l'aspetto delle filiere, perché è là da dove tutto nasce. Quindi lavoriamo molto con l'Africa dell'Ovest, il Burkina Faso, il Senegal, il Gabon, e lavoriamo anche con l'Amazzonia. Quello che vogliamo Davvero fare sostenibilità, Fabrizio, che oggi si è parla di sostenibilità, no? A 360 gradi con Efila. Esatto, quello che ci importa molto è questo impatto forte a livello sia socio-economico che ambientale, appunto per garantire sia dei prodotti di qualità, ma anche un rispetto delle tradizioni, delle popolazioni con cui lavoriamo, che sono dei partner. E poi c'è naturalmente lo sviluppo dei coprodotti, che è stato integrato dal nostro modus operandi da sempre, che oggi è Sempre, molto alla certo. moda perché effettivamente l'upcycling è qualcosa che è interessante Certo, per ormai è noi. alla moda, ma è bene far sapere, ecco, che la Efila in realtà nasce con questa tipologia di approccio, quindi voi Sì. portate questa bandiera, insomma, della sostenibilità in alto dall'inizio, ecco. Sì, è un approccio che secondo noi ha sempre senso, e quindi ha senso sviluppare un materiale e cercare di valorizzare la maggior parte delle parti di questo materiale. Certo. Poi appunto le filiere con cui lavoriamo ci permettono di accedere quindi a delle materie vegetali soprattutto che cerchiamo di valorizzare attraverso appunto la nostra ricerca e sviluppo, che sia della biologia, che sia della fisicochimica, eccetera, eccetera, e trovare quindi magari delle vie metaboliche innovanti o delle novità, in ogni caso, che ci permettono appunto di trovare di mettere sul mercato dei materiali, degli ingredienti attivi ispirati dalla natura, ma è questo approccio biomimetico Che che vi ci piace molto. contraddistingue. Sì. Esatto, e appunto è andare a cercare questo che secondo me è molto importante, l'equilibrio a livello della pelle.
E poi il terzo pilastro su cui lavoriamo è lo sviluppo quindi di materiali di specialità, di cui parleremo oggi, quindi con il frame time soprattutto. E quindi questi materiali che permettono di stabilizzare delle emissioni, creare delle emissioni peaking, fare del rilascio controllato, creare questi sistemi di seconda pelle, eccetera, eccetera. E oggi appunto ne parleremo un po'. In maniera approfondita. Esatto. Quindi il webinar oggi è incentrato sull'aspetto stabilizzanti, emissionanti che abbiamo creato già prima della creazione della struttura. Questo materiale è stato battezzato il frame time e permette di creare delle emissioni, di stabilizzare delle emissioni. Non in maniera chimica come fanno la maggior parte degli emissificanti, degli emissionanti, ma in modo fisico. Quindi utilizziamo delle particelle che sono dei minerali tipo argilli, tipo bentoniti, naturali, che veniamo a modificare proprio per creare delle strutture, una struttura specifica all'interfaccia tra la fase acquosa e la fase oleosa, che ci permetta appunto di stabilizzare questa emissione. Allora, come vi mostrerò, non ha solo un interesse fisico-chimico, ma anche biologico, e vedremo appunto l'impatto poi sulla pelle che questo tipo di struttura, di questo tipo di ingrediente può avere. Sì, parliamo Quello proprio che di emulsionanti attivi, possiamo dire, vero Fabrizio? Sì, Tutte le proprietà. come vi mostrerò, creano proprio delle strutture che permettono sia di proteggere gli ingredienti, sia di fare del rilascio controllato, sia avere appunto un impatto attivo a livello biologico. Quindi effettivamente sono dei materiali che potremmo definire multiproprietà e questo è interessante perché quando si riduce il numero INCI, quindi delle liste di ingredienti, è interessante avere dei materiali che abbiano più proprietà, multiproprietà, appunto per poter comunque avere dei materiali di qualità, ma con diciamo un numero di ingredienti che è ridotto. Certo, in linea con il minimalismo, chiaramente. Esatto, ma minimalismo che sia comunque attivo e che Certo, porti a che fa del delle proprietà impreziosire. interessanti. Certo. Esatto. Quindi allora oggi avevo voglia di portarvi tra virgolette con me in laboratorio, quindi l'idea di farvi vedere un piccolo video nel quale formuliamo quindi col frame time e quindi aggiungeremo, vedrete che c'è una fase acquosa che contiene dell'acqua, della glicerina, un gelificante, poi un ingrediente attivo della EFILA, aggiungeremo una fase sotto forma di polvere che contiene quindi il frame time e poi aggiungeremo in ultimo la fase lipofila che contiene altri ingredienti appunto della EFILA che derivano dalla nostra ricerca e sviluppo o dalle nostre filiere. Benissimo. Allora, vediamo se il video parte. Eccolo qua. Quindi, come vi dicevo, siamo in laboratorio, stiamo creando un'emissione di pickering, quindi stiamo creando un'emissione a freddo, e in questo caso specifico aggiungiamo quindi la fase polvere alla fase acquosa. Come vedete, la fase acquosa sta cambiando d'aspetto, è diventata più una crema. Perché appunto siamo riusciti a creare una dispersione di queste particelle d'argilla che creano questa riflessione diversa a livello della dispersione e quindi l'acqua non è più trasparente ma diventa opaca. E questo è appunto quello che vedete qui, è la struttura tridimensionale che stiamo creando, quindi una struttura tipo nido d'ape che stiamo creando appunto con il frame time. E questo è interessante perché al di là di avere una nozione di protezione rispetto alle materie idrofile, ha anche una nozione di viscosità, perché funziona come una specie di castello di carta che quindi struttura la fase acquosa e come vedete dà una struttura, quindi una viscosità propria alla nostra futura emulsione. Appunto, adesso stiamo aggiungendo, aggiungendo chiedo scusa, il, la parte oleosa, quindi lipofila, e quindi stiamo strutturando l'emulsione. Quindi verremo a creare all'interno di questa struttura tridimensionale delle goccioline d'olio che saranno ricoperte da questo sistema minerale. E quindi questa capsula minerale
permetterà appunto di garantire la stabilità dell'emulsione e quindi garantire l'utilizzo dell'emulsione futura. Quindi avete visto, è comunque un processo molto rapido, stiamo parlando di qualche minuto. In qualche minuto a freddo siamo capaci di creare un'emulsione. Naturalmente, se avessimo avuto dei corpi, delle cere o altri corpi con altri ingredienti con una temperatura di fusione più elevata, avremmo dovuto Andare. riscaldare la fase oleosa. Non c'è assolutamente problema, si può lavorare a freddo o a caldo. Quello che è interessante del fatto di lavorare a freddo è che oggi come oggi, se volessimo fare dei prodotti con un impatto ambientale, con un footprint ragionato e ragionevole, si può appunto fabbricare a freddo. Allora, vi ho quindi parlato di questa struttura tridimensionale che si crea nella fase acquosa. Abbiamo visto anche queste capsule di olio, quindi avete capito, al di là della stabilità dell'emulsione c'è anche una veritabile protezione degli ingredienti, perché bisogna immaginare che tutti gli ingredienti che sono su forma idrofila saranno all'interno di questi alveoli del nido d'ape, e invece, come abbiamo detto, tutti gli ingredienti lipofili saranno all'interno di questa capsula minerale. Quindi questo è già un vantaggio nel vantaggio dei frame time, possiamo dire, no? Esatto. Allora c'è questo impatto a livello fisico-chimico interessante di stabilità, ma anche questa nozione di protezione degli ingredienti che è particolarmente interessante e che vedrete adesso andremo a esplorare in modo un po' più approfondito. Abbiamo visto quindi la parte effettivamente fisico-chimica, ma l'interesse del frame time non è solo chimico-fisico, ma è anche biologico. Come il frame time, quando spalmiamo, applichiamo la crema sulla pelle, come si comporta poi alla superficie della pelle. Allora, la superficie della pelle sappiamo che c'è lo strato corneo, è l'ultima barriera del nostro corpo, costituito di corneociti, e questi corneociti si organizzano sotto forma di lamelle che si sovrappongono, un po' come le tegole della casa, e che creano quindi questa barriera. Avete una foto del corneocita e di questa struttura qui sulla destra, in basso a destra, e poi vi ho messo in basso a sinistra la foto del frame time alla superficie appunto della pelle. Quindi vediamo che il frame time crea una struttura che assomiglia molto alla struttura del corneocita. Quindi Davvero. abbiamo queste placchette d'argilla, perché sì, parliamo di argille lamellari, che creano appunto questa barriera alla superficie della pelle che assomiglia molto alla nostra propria barriera naturale. Ed è per questo che abbiamo creato questo concetto di seconda pelle, che come potete immaginarvi è sia una protezione, ma anche, come vedremo, permette di avere delle proprietà particolari, per esempio a livello della regolazione dell'umidità, eccetera, eccetera. Solo per farvi vedere, per farvi capire, abbiamo parlato di questa seconda pelle, naturalmente una seconda pelle invisibile, ma se andiamo a guardare dal punto di vista macroscopico, e quindi fare una foto che fa 4 mm su 4 mm della pelle, quindi della rugosità della pelle, ci accorgiamo che in alto, prima di applicare il frame time, abbiamo una certa rugosità, ma quando applichiamo, dopo aver applicato il frame time, questa rugosità è ridotta. Quindi ciò ci fa capire che effettivamente abbiamo creato e abbiamo lasciato alla superficie della pelle queste micro placchette che vengono a creare questo effetto seconda pelle, e quindi anche a livello macroscopico, con un microscopio, si possono vedere. Naturalmente all'occhio nudo No. non si vede, ma dal punto di vista macroscopico c'è comunque questa protezione, che è una protezione fisica. Allora, una delle applicazioni interessanti del frame time è ad esempio l'idratazione. L'idratazione, il nostro corpo ha bisogno di mantenere l'umidità, ma ha anche bisogno di respirare, e ha bisogno di poter, perché il fatto anche di sudare permette anche di mantenere, sapete, la
di regolare la temperatura corporea. Quindi è molto Grazie. importante che il corpo possa sudare, ma che l'acqua che è dispersa non parta direttamente nell'atmosfera, praticamente. Allora, possiamo ottenere un aumento dell'idratazione in due modi diversi. Il primo modo è il modo classico, quello di utilizzare, ad esempio, un'emulsione che è stata creata, nel quale abbiamo utilizzato un petrolatum, per esempio, che viene a creare un film occlusivo alla superficie della pelle e che quindi impedisce semplicemente l'evaporazione dell'acqua, del sudore. Quindi, se facciamo delle misure di conduttività direttamente sulla pelle, possiamo misurare, ad esempio, come è stato qui nel nostro caso, un aumento dell'idratazione del 39%. Con un sistema Friend Time riusciamo a raggiungere un aumento dell'idratazione del più 87% e la perdita in acqua transdermale è molto simile, meno 20%. Ma il sistema Friend Time funziona in modo completamente diverso da quello del sistema occlusivo. Funziona su questo modello appunto di queste placchette, lamelle che si sovrappongono e creano questa seconda pelle. Bisogna immaginare che creando appunto qui avete questa la rappresentazione grafica di questa seconda pelle in questa immagine, bisogna immaginare che la molecola d'acqua che vuole, che trasferirsi dalla superficie della pelle verso l'esterno, non può trasferirsi in modo diretto, ma entra all'interno di una specie di labirinto. Allora, cioè, quello che non vi ho detto è che le bentoniti, che utilizziamo per i front time, sono dei materiali insolubili, quindi sia gli oli, sia l'acqua, o tutti i sistemi idrofili, non possono attraversare il sistema, ma devono percorrere un cammino tortuoso per poter, uscire da questo labirinto. E come potete immaginarvi, questo sistema quindi rallenta l'evaporazione dell'acqua. E come tutti i sistemi di comunicazione, non so se avete mai fatto, ci avete fatto caso, avete fatto l'esperienza di mettere una spugna che carica d'acqua in contatto con una spugna che è senza acqua, ma l'acqua migrerà dalla spugna che carica d'acqua verso quella senza acqua fino a creare un equilibrio. E questo è proprio quello che stiamo creando con questo concetto della seconda pelle. Quindi stiamo creando una seconda pelle che è una specie di intelligenza perché è capace, tra virgolette, anzi, senza virgolette, è capace di regolare l'umidità del corpo e quindi permettere una comunicazione tra la seconda pelle e la nostra stessa pelle. È quasi un Naturalmente, rilascio controllato, quasi, no? esatto, e È un questo è po' appunto farmaceutico da dire. che volevo dirvi. Questo sistema funziona, avete capito, o potete immaginarvi, sia dall'esterno della pelle verso, dalla superficie della pelle verso l'esterno, nel caso, ad esempio, quando sudiamo, ma funziona anche esattamente nel senso opposto, nel senso se all'interno dell'emulsione mettiamo una certa degli ingredienti idrofili, degli ingredienti lipofili, questi ingredienti potranno migrare attraverso questo cammino tortuoso e quindi essere rilasciati a livello della pelle. Allora, abbiamo misurato questo rilascio controllato in un caso un po' specifico. Stavamo lavorando su degli alfa idrossiacidi, sapete, per delle proprietà di esfoliazione della pelle. Ecco, Certo. potete immaginarvi che l'interesse di avere un rilascio controllato quando si lavora con degli acidi è il fatto che se un prodotto rilascia una quantità troppo importante di acido a livello della pelle, la pelle reagisce creando una reazione infiammatoria e quindi tutto l'opposto di quello che vogliamo creare, cioè creare un'esfoliazione. Quindi la tecnica è rilasciare la stessa quantità di acido, ma in modo con un Graduale. rilascio graduale, esatto. È quello che abbiamo appunto creato con un sistema Friend Time. Abbiamo fatto la, diciamo, la, 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 il, preso due sistemi con tutti e due la stessa viscosità, quindi la diffusione non era legata a una diversa viscosità.
nel primo, che è quello che contiene un polimero, che è un derivato di cellulosa, abbiamo ottenuto un equilibrio cinetico dell'ordine 5 ore. Invece, con il sistema Friend-Time, l'equilibrio cinetico è stato raggiunto dopo 9 ore, quindi più 65% in termini di rilascio programmato o rilascio, diciamo, più lento. Quindi Prolungato. questo fa capire che effettivamente questo sistema Friend-Time permette effettivamente di fare del drug delivery in modo fisico e quindi con quello che è anche importante, col rispetto totale della barriera cutanea, perché non stiamo creando delle brecce come possono fare i chemical enhancer, quindi che vengono a creare una specie di via, diciamo, principale o in ogni caso che modificano la superficie stessa della pelle per poter fare entrare delle molecole. No, là abbiamo un sistema, diciamo, di come se fosse una riserva di materiale attivo che facciamo penetrare poco a poco nella pelle, sapendo che appunto per la struttura di cui vi ho parlato, con queste capsule minerali, questo sistema alveolare, eccetera, eccetera, l'ingrediente attivo rimane protetto quando è anche alla superficie della pelle e poi poco per volta viene rilasciato a livello della pelle. Quindi seguendo appunto la nostra propria biologia e quindi il nostro Sì, il rispetto della nostra. mimetismo, certo. Al rispetto totale appunto del nostro. La via fisiologica che un ingrediente acquoso, un ingrediente oleoso avrebbe seguito. Sì, qui ecco, abbiamo un riassunto della formula che ha utilizzato appunto Fabrizio il laboratorio che ci ha appena mostrato. Come vedete, sia nella fase idro che nella fase lipo ci sono degli attivi come la vitamina D3-like per quanto riguarda la fase idro e la vitamina C tetrae e fiester, deserdeitoil nella fase lipo che rientrano nel portfolio della EFILA perché oggi ci siamo soffermati molto sulla parte degli emulsionanti e poi sulla novità che vedremo tra poco, ma in realtà ci interessa, ecco, farvi sapere che la EFILA ha in realtà un portfolio ampio, con diversi attivi, all'interno. Qui nella fattispecie abbiamo appunto, la vitamina D3-like che è, idrosolubile, un attivo idrosolubile. Questo estratto, correggimi se sbaglio Fabrizio, è un estratto della buccia di un'uva bretone che è utilizzata poi per produrre un vino, quindi insieme alla vitamina D3-like ci si collega anche al concetto di upcycling e come vedremo è un attivo che va a sfruttare le benefiche attività della vitamina D. E poi abbiamo un altro attivo invece, questo idrodispersibile, l'Iderm, che è un attivo invece per il trattamento delle macchie, ma non convenzionale, quindi un depigmentante, ma che non sfrutta ecco, la classica via del blocco della tirosinasi. Vero Fabrizio, se ci vuoi spiegare tu il meccanismo d'azione. Esatto, in modo in qualche parola, effettivamente il Lightderm e la particolarità del Lightderm è che effettivamente è un antimacchia, ma che sfrutta una via metabolica la stessa via metabolica che il corpo umano utilizza per modulare la pigmentazione. Allora, non so se avete già fatto caso, ma nelle persone con fototipo 5-6, quindi persone di colore, che siano di origine asiatica o africana, hanno sempre il palmo della mano, la pianta del piede, che è più chiara rispetto al resto del corpo. Se togliamo la pelle dal palmo della mano, mettiamo sul dorso, per esempio, la pelle ha tendenza a diventare più scura e viceversa più chiara. Quindi il corpo umano è capace di regolare la pigmentazione e la depigmentazione, questa via metabolica non ha niente a che vedere, come dicevi tu, Giorgia, con la tirosinasi, ma è la via metabolica che fa intervenire l'inibizione palmoplantare, che è una via metabolica che è stata scoperta nel 2007, quindi a livello biologico è un bambino in fasce, Neonato. neonato, e che noi appunto abbiamo sfruttato per trovare un complesso molecolare che sia capace appunto di modulare la differenziazione tra il premelanocita e il melanocita, che quindi dà la melanina. Quindi se riduciamo la differenziazione siamo capaci di ridurre la quantità di melanina presente a livello della pelle.
Un altro ingrediente effettivamente idrofilo di cui parlate è la vitamina D3-like, quindi come dice il nome, un agonista della vitamina D3. La vitamina D3, per chi non lo Non sapesse, è come calciferol, ovviamente, in questo caso, diciamolo. esatto, non è colecalciferol perché non abbiamo il Che non si diritto può di dare in cosa etica. Esatto, perché la farmacia ci ha messo il veto e quindi noi, comunque molto importante perché regola comunque dal 2 al 3% del genoma umano, quindi regola sia la differenziazione delle cellule, la proliferazione, addirittura l'attività adattativa immunitaria, quindi è molto molto importante a livello biologico. Come sapete, forse la vitamina D è trasformata in vitamina D3, quindi la versione attiva attraverso l'esposizione al sole, ma allora usciamo da un periodo di Covid in cui portavamo la maschera, il nostro modo di vivere oggi molto indoor, eccetera, eccetera, riduce la capacità naturale della vitamina D di trasformarsi in vitamina D3 attraverso l'esposizione agli ultravioletti e quindi noi è quello che abbiamo voluto fare, appunto, creare un agonista che sia capace di legarsi al recettore e quindi accendere il pulsante di questa via metabolica. Noi, ad esempio, diciamo un'applicazione che utilizziamo molto è su, ad esempio, dei latti solari dopo sole, dei latti dopo sole, eccetera, eccetera, Certo. perché quando si utilizzano degli SPF, naturalmente riduciamo, quindi dei filtri solari, quindi organici e inorganici, riduciamo la capacità naturale della pelle appunto di produrre questa vitamina D3 e quindi ci pare intelligente di poter compensare questo manco diciamo, di Mancante. produzione della vitamina D3, questa mancanza di produzione della vitamina D3 con il nostro attivo. E poi effettivamente c'è la parte lipofila di cui hai iniziato a Tantissimi parlare. altri ingredienti molto interessanti, a partire, no, Fabrizio, dagli esteri, che in Allora, realtà dove gli esteri, pure. sì, allora, gli esteri effettivamente, i prodotti che abbiamo sviluppato appunto periodo del Covid, perché penso come tutti voi avevamo difficoltà per avere dei derivati di palma e quindi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare su dei coprodotti, parliamo di cacao, parliamo di colza, allora ad esempio il cacao utilizzato per estrarre gli aromi e poi noi utilizziamo il burro, il colza lo utilizziamo per altre proprietà per accompagnare una cooperativa agricola che lavora appunto sul colza, quindi recuperiamo questi prodotti e li trasformiamo poi in esteri, quindi dei materiali che sono molto interessanti per creare per delle emulsioni e in modo generale nella cosmesi perché sono dei trigliceridi senza la parte glicerolo e con un tocco molto più secco perché appunto siamo venuti a fare una modificazione, il grafting con la funzione etanolica. Anche Poi, dietro gli esteri, quindi c'è comunque un discorso di upcycling, sostenibilità comunque. assolutamente, oggi come oggi non ha appunto l'idea era di poter fare qualcosa che abbia senso e non ripetere gli stessi errori che sono stati fatti con l'olio di palma. Certo. Poi c'è la vitamina C tetrae, che è la vostra vitamina C liposolubile, eccola qua. È una Esatto, sì. sorbitetraisopalmitate, sì. Esatto, vitamina C che tutti conoscono, quindi molto, molto interessante perché ha delle proprietà antiossidanti naturalmente, però proprio la vitamina C idrofila, cioè naturale, diciamo, non L'acido modificata, ascorbico. l'acido ascorbico è idrofilo, quindi instabile, penetra male la pelle, quindi l'idea E di si poterlo ossida subito. modificare. Quindi Certo. fare il grafting di quattro esteri in modo da renderla lipofila e quindi diciamo, rendere più facile la penetrazione dell'attivo e quindi massimizzare, diciamo, aumentare le capacità in termini di antiossidante, in termini di stimolo del collagene, quindi tutto quello che è gravito legate all'utilizzo. Quindi della vitamina C. E poi abbiamo anche il nostro
non mi sbaglio, l'olio del datturo, che è il nostro un po' portabandiera. Allora, vi ho parlato, ho già iniziato a parlarvi di un coprodotto che era l'Iderm, che era il prodotto che permette di controllare le macchie. L'Iderm, che è derivato appunto da quello che si chiama il cake, quindi quando si fa diciamo, l'estrazione dell'olio per diciamo, l'estrazione meccanica dell'olio a bassa temperatura, recuperiamo il cake, e questo cake è utilizzato per fare l'Iderm. Ma recuperiamo anche l'olio. Quindi, al di là dell'impatto sulla filiera, che penso che un webinar intero non basterebbe per poterlo Sì, descrivere, sicuramente, potrebbe essere un'idea per i prossimi. esatto, potremmo effettivamente parlarne in una prossima occasione. Comunque, l'olio in modo molto, diciamo, è un olio comunque dal punto di vista delle proprietà che è interessante a livello della cosmesi, perché ha un tocco secco, ha una penetrazione rapida, quindi può trovare delle applicazioni sia nel make-up, sia nello skincare, ma anche volendo nel haircare, e Anche ad quindi alte concentrazioni, vero, volendo, visto che ha questo tocco molto sensoriale, secco. È un assolutamente, po' il sì. nostro portabandiere, il dessert dei toy, no? Sì, perché lavoriamo in questa filiera ancora Sì. prima la creazione della Efile, quindi effettivamente, è qualcosa che ci tiene molto, molto, molto a cuore. Allora, abbiamo iniziato a lavorare con questo prodotto, nel Burkina Faso, ma oggi come oggi abbiamo anche un secondo sourcing e un secondo sito di produzione, che è stato inaugurato qualche mese fa, direttamente nel Senegal. Quindi oggi abbiamo due siti di produzione, naturalmente. Tutti e due eco-certificati. Abbiamo 14.000 ettari su. Qua. Quando dico abbiamo, bisogna prenderlo sempre tra virgolette, perché quando si lavora con l'Africa non è come se andassimo dal notaio e firmiamo e abbiamo dei campi a disposizione. C'è una, diciamo, le nozioni di parlare con i saggi del villaggio sotto l'albero a parole, l'albero a palato. E quindi appunto un ecosistema che veramente a parte, ma che noi amiamo particolarmente, e appunto aiutiamo anche poi, al di là effettivamente, come ti dicevo, l'aspetto socio-economico, e Certo. appunto a livello sociale, cioè, aiutiamo le scuole. Abbiamo dei vivai che sono creati appunto per compensare in modo positivo il raccolto dei frutti, eccetera, eccetera. Quindi è comunque Comunque un. non sono i datteri che siamo abituati a mangiare, questo No, specifichiamolo. Il sì, nome potrebbe quello essere un inganno. potrebbe portare in inganno, effettivamente. Non ha niente a che vedere con la palmera da dattero, che possiamo mangiare in periodo natalizio, ma effettivamente assomiglia più all'Arganier l'argano. E quindi una pianta con delle spine, tra virgolette. Qui vedete qualche spina abbastanza aggressiva, di questo albero. Bisogna tenere presente che Deve crescere in ambienti quest'albero ostili, cioè sì. ostili, no? Forse estremi, forse più che ostili. Sì, la natura è ostile, quindi a 45 gradi all'ombra la natura possiamo anche definirla ostile. Dai. Effettivamente è una barriera contro l'avanzamento del deserto, quindi anche un impatto importante e positivo a livello ambientale. E anche, appunto, per farvi capire, il fatto che sia una pianta che rimane verde a 45 gradi all'ombra, nel nostro approccio di scelta delle materie prime con cui lavoriamo, ha un'influenza molto importante, perché una pianta che è verde a 45 gradi all'ombra è una pianta che è capace di sviluppare dei metaboliti secondari di difesa che sono sicuramente di interesse, piuttosto che una pianta, tra virgolette, classica e convenzionale. Quindi Certo. anche questo vi fa capire un po' la nostra poi filosofia, diciamo, direttamente sul terreno, anche in termini di scelta delle piante con cui, dei vegetali con cui lavoriamo. E siamo E poi arrivati alla siamo novità, arrivati effettivamente al alla novità. nuovo prodotto. Novità che abbiamo lanciato quest'anno all'Incosmetics a Barcellona, battezzata EFI Shield, quindi, come il nome lo dice, è uno scudo contro cosa? Contro l'inquinamento. Allora, si tratta di uno scudo invisibile, perché lavoriamo con una resina che quindi crea una barriera fisica invisibile alla superficie della pelle. Amiamo molto queste cose, queste barriere invisibili, voi avete capito, che sia di natura minerale
o altro, e comunque che crea quindi questo sistema di protezione alla superficie della pelle, e in modo specifico appunto contro l'inquinamento. Allora, farà ridere, o magari per alcuni per alcuni è qualcosa di divertente, per altri una banalità. L'inquinamento si può comprare oggi, è standardizzato, quindi è quello che abbiamo fatto. Quindi, inquinamento costituito di particelle fini, gas specifici e diciamo metalli pesanti. E sappiamo che appunto questo inquinamento ha un'influenza diretta, ad esempio, su molte proprietà legate alla pelle, e diciamo l'alterazione appunto della barriera della pelle, e quindi, ad esempio, può creare delle infiammazioni, eccetera, eccetera. È quello che noi siamo quindi andati a vedere. Allora, la prima tappa era lo sviluppo dell'attivo, e quello di diciamo capire se questa barriera fisica aveva, diciamo, permetteva di creare veramente una barriera fisica rispetto all'inquinamento. Allora, per far ciò abbiamo utilizzato quella che si chiama una cellula di Franz. Quindi è una cellula che è costituita di due camere, e diciamo, tra queste due camere mettiamo poi la pelle ricoperta del nostro attivo. La vediamo qua. Abbiamo la prima camera, la camera superiore, in cui si mette l'inquinamento. Poi abbiamo la pelle sulla quale veniamo ad applicare l'EpiShield. E poi sotto abbiamo un'altra camera che contiene uno siero fisiologico che permette di mantenere in buona salute, tra virgolette, la pelle. Allora, nell'analisi abbiamo fatto tre tipi, diciamo, abbiamo tre campioni. L'S1 è il campione dell'inquinamento, l'S2 è il liquido che si trova sotto la pelle, e l'S3 è la pelle stessa, d'accordo? L'idea era di capire se certi metalli pesanti come il nichel, il cromio e il piombo che ritrovavamo nel campione dell'inquinamento attraversavano la pelle oppure andavano a concentrarsi nella pelle. Allora, con l'S2, quindi, ripeto, il liquido che si trova nella camera inferiore alla pelle, non abbiamo ritrovato, perché significa diciamo, il limite di quantificazione. Allora, per informazione, i quantificazione sono qui sotto, quindi sono abbastanza bassi, e quindi quando applichiamo diciamo, l'inquinamento poi sulla pelle che è stata, diciamo, sulla quale abbiamo applicato l'EpiShield, non ritroviamo nessuna particella, nessun metallo pesante dei tre di cui abbiamo fatto il test. Allora, sono degli indicatori, non abbiamo cercato altri, cioè non è che alcuni entrano, alcuni penetrano la pelle, altri no. Ci siamo concentrati su questi tre perché erano facili, l'analisi è sensibile, quindi ci permette di scendere, di capire se anche una minima parte, quindi stiamo parlando di 0,04 parti per milione, quindi delle concentrazioni molto basse, sono passate oppure no attraverso la pelle. Sono dei La risposta è no. rappresentanti, diciamo, dei metalli Esatto, sì, pesanti. assolutamente. Indicatori scelti sul fatto che l'analisi ci permetteva di scendere in modo che l'analisi era sensibile a questi metalli pesanti. Chiaro. Quindi nell'S2, come vi dicevo, non abbiamo ritrovato nessun metallo pesante, ma nemmeno nell'S3, che è quindi la pelle stessa. Quindi non c'è stata né penetrazione della pelle, né una concentrazione dei metalli pesanti a livello della pelle stessa. E quindi questo è già, diciamo, un primo risultato interessante, che indirettamente ci fa capire che effettivamente siamo riusciti a creare una barriera fisica alla superficie della pelle. Poi vedremo che in realtà, anche se l'inquinamento resta all'esterno della pelle, può avere un'influenza a livello della pelle stessa, e questo lo vedremo fra poco. Quello che abbiamo voluto fare è solo perché
parliamo di questi film trasparenti, quindi che tra virgolette non si vedono, in realtà se facciamo un'analisi ancora una volta un po' macroscopica, possiamo rendercene conto. Allora, questo è un espianto della pelle, abbiamo fatto un'analisi con il microscopio, siamo quindi su un campioncino che fa 4 mm su 4 mm. Quello che abbiamo fatto, quindi allora, qui eravamo su della pelle, prime foto sulle pelle non Non trattata, trattata. e poi abbiamo trattato la pelle, allora, sulla sinistra con l'EpiShield a 2,5% nel finester, e quindi in Come solvente, veicolo, sì. un veicolo, esatto, e sulla destra abbiamo, diciamo, fatto, diciamo, riportato il risultato del veicolo stesso, in modo da vedere la differenza. Quindi abbiamo applicato il prodotto, e quando il veicolo si è evaporato, quindi abbiamo analizzato la superficie. Allora, la superficie è abbastanza, diciamo, come potete capire, la riflessione della luce è legata alla creazione, quindi la diffusione, la Alla presenza. riflessione della luce è legata alla presenza di questo film. E vedete che Certo. appunto la riflessione è più importante nel caso qui sulla pelle, nel caso in cui abbiamo applicato appunto l'EpiShield rispetto all'estere. Naturalmente, se avessimo utilizzato un solvente, quindi un veicolo ancora più che con un'energia di evaporazione superiore, magari avremmo ottenuto ancora dei risultati superiori qui con l'EpiShield rispetto al solvente stesso. Comunque, già così ci rendiamo conto che appunto quella presenza dell'EpiShield crea una barriera fisica visibile alla superficie della pelle. Allora, una proprietà che abbiamo voluto studiare, ma è un po', diciamo, annessa, tra virgolette, se consideriamo diciamo, i raggi ultravioletti come una sorgente, tra virgolette, di inquinamento, beh, ci siamo detti, magari andiamo a analizzare se questa resina ha delle proprietà di assorzione rispetto agli UV. Ed è effettivamente il caso. Come potete vedere, qui la curva di assorzione degli ultravioletti. Assorbimento. Allora, Perché scusa, abbiamo detto assorbimento, forse volevi dire. assorbimento, sì, ho L'abbiamo infatti. detto un dettaglio importante, che Fabrizio è Brava. italiano, però vive in Francia da tantissimo, quindi ormai è una via di mezzo, Mi diciamo. chiedo scusa per gli strafalcioni che posso dire ogni tanto. Assorbimento, noto. No, ma ti è scappato solo questo di francese, Allora, poi il resto. grazie Giorgia, che mi dai una mano. Prego. Appunto, la resina è capace di assorbire negli UVC e in parte negli UVB. Allora, naturalmente non era l'intento di lo sviluppo di questo attivo, il fatto di creare un filtro, tra virgolette, organico, un booster di SPF, ma comunque. Se ancora una volta, se consideriamo questi ultravioletti come diciamo, dell'inquinamento, effettivamente la resina è capace di assorbire negli UVC e in parte negli UVB. Allora, le origini botaniche di questa resina è la resina dell'elemi, diciamo, la filiera è la filiera delle Filippine. Allora, no, questa resina non la lavoriamo in modo diretto, ma abbiamo un partner con cui lavoriamo da parecchi anni nelle Filippine, e quello che ci piace di questa partnership, di questa collaborazione, è il fatto che effettivamente anche lui mette in pratica un approccio alle filiere che ci piace, che è comune a quello che noi facciamo, quindi tra l'impatto socio-economico, ma anche a livello ambientale, ad esempio con l'utilizzo con diciamo di vivai, che ci permette di compensare in modo positivo il fatto che andiamo a prelevare in natura dei prodotti, eccetera, eccetera. In realtà, nelle resine si fa un taglio,
su, su, vabbè, ma come le conifere, si fa un intaglio a livello del fusto dell'albero e si recupera in questo modo la resina senza naturalmente danneggiare l'albero. Naturalmente questo deve essere fatto in modo intelligente, perché se recuperate troppa resina, poi l'albero può anche Patisce. morire, patisce, quindi non è Certo. assolutamente l'interesse della persona che vuole creare, diciamo, anche un business a livello di medio-lungo termine. Soprattutto non la EFILA, chiaramente. Soprattutto assolutamente nel nostro caso. Allora, l'ultima, tra virgolette, attività, che è quella anche più importante, è appunto la protezione rispetto all'infiammazione. Vi dicevo che il fatto che l'inquinamento non penetri la pelle non significa che non c'è un impatto dell'inquinamento a livello della pelle, e questo l'abbiamo misurato. Abbiamo fatto, quindi abbiamo ripreso la nostra cellula di Franz, abbiamo rimesso il nostro inquinamento sulla pelle in presenza o assenza delle F-Shield. Naturalmente c'era sempre il liquido fisiologico per poter mantenere in salute la pelle, e siamo andati a misurare l'interleuchine tipo 6, che è un indicatore dell'infiammazione, e abbiamo trovato un livello di infiammazione legato appunto all'inquinamento che, restando alla superficie della pelle, crea in maniera indiretta a livello della pelle stessa, e quindi crea un'infiammazione in modo indiretto. E quando applichiamo l'EFI Shield a livello della pelle, siamo capaci di ridurre l'infiammazione di quasi il 50%. E quindi capiamo ancora una volta che questo film fisico, questa barriera fisica alla superficie della pelle, è capace sia di mantenere all'esterno delle molecole che non hanno assolutamente niente da fare nel nostro corpo, come certi metalli pesanti, certe particelle fini, eccetera, eccetera, ma che riducono anche l'infiammazione direttamente causata appunto dal contatto dell'inquinamento con la pelle stessa. Quindi Fabrizio, scusami, mi viene in mente una possibile applicazione, volendo anche della resina, che immagino non sia la principale, però dimmi tu se può essere, insomma. Visto che le proprietà, no, che, vabbè, che sicuramente è liposolubile e trattandosi di una resina e agente filmogeno, e per questa proprietà di anche antinfiammatorie, possiamo dire, esiste un'applicazione make-up, si può volendo utilizzare per questa applicazione, non so, all'interno di primer o prodotti che possono proteggere, insomma, che se hanno un'azione protettiva per la pelle è ancora meglio. Sicuramente, nel senso appunto, rispetto a quello che tu hai detto, il fatto di creare un agente filmogeno, che questo, allora, già il fatto che sia lipofilo, perché il fatto che sia lipofilo è molto facile da Certo. utilizzare, ad esempio, nel make-up, soprattutto se utilizziamo dei solventi con delle energie di evaporazione basse, e che quindi, ad esempio, degli alcani, eccetera, eccetera, di isotodecani, quindi che creano Si effettivamente una presta molto superficie bene. molto rapidamente alla superficie della pelle. Quindi abbiamo già la creazione di questo agente filmogeno, che quindi crea una barriera. Quindi quello che hai detto tu rispetto all'idea di creare un primer, assolutamente, assolutamente, assolutamente senso. Poi quello che magari è interessante tenere anche a presente è il fatto che spesso l'utilizzo di alcuni ossidi di ferri o altri tipi di Ah, giusto, sì. pigmenti Il che sono utilizzati nel make-up, make-up. sono accompagnati appunto, a volte materiali naturali, a volte con delle, dei, diciamo, delle, diciamo, delle, potrebbero accompagnarsi di particelle, ad esempio metalli pesanti Sì, o altri contaminazione. elementi che vorremmo assolutamente mantenere all'esterno della pelle, che non Le contaminazioni. entrino nella pelle. Poi sappiamo molto bene che alcuni pigmenti, se non hanno un coating, magari possono effettivamente loro stessi creare indurre un'infiammazione a livello Certo. della pelle. Quindi il fatto di avere una resina, quindi questo agente filmogeno, che è capace anche di ridurre l'infiammazione derivata dal contatto
di questo tipo di particelle ha, secondo me, assolutamente senso. Quindi effettivamente è magari un'applicazione, tra virgolette, un po' magari non la Non principale centrale, non la principale, certo. che avevamo immaginato, ma assolutamente ha senso rispetto a quello che abbiamo detto del fatto di utilizzare dei pigmenti Quindi controbilanciare un po' l'azione che possono avere i pigmenti sulla cute, certo. assolutamente. Poi, naturalmente, è un agente filmogeno, quindi gli agenti filmogeni hanno molto interesse nel make-up, anche per sai, diciamo, creare un film, allora, che sia waterproof, per esempio, Certo, è vero anche. oppure appunto per evitare che il colore possa essere, per evitare il trasferimento del colore, eccetera, eccetera. Quindi Mantenere il colore. può avere assolutamente senso effettivamente poter utilizzare questo EpiShield anche come materia attiva e non solo come passiva, tra virgolette, come scudo contro l'inquinamento. Il cosiddetto make care, che adesso va tanto. Ma quello che tra l'altro che a noi è sempre piaciuto è anche il fatto di avere degli attivi sotto forma di polvere, è stato per noi Ah, giusto. sempre interessante perché appunto utilizzare degli ingredienti attivi nel make-up, allora che sappiamo benissimo che il make-up rimane molto tempo in contatto con la pelle, quasi tutta la giornata, quindi renderlo attivo secondo me ha molto senso, quindi Ah, accompagnare certo. questo effetto fisico con delle proprietà biologiche, quindi l'effetto soft focus, quindi il miglioramento dello stato della pelle diciamo, a breve termine, accompagnarlo con un'azione biologica a medio-lungo termine, sempre qualcosa che ci è piaciuto come approccio. E come emulsionanti frame time. E i frame time Per forza. possono assolutamente contribuire appunto a questo approccio, effettivamente. E quindi poi qui abbiamo un po' la scheda tecnica dell'EpiShield, quindi col nome INCI, diciamo, la solidità, eccetera, eccetera, e il tipo di dose e tutti i test che non sono stati fatti a livello della citotossicità e a livello anche del patch test, eccetera. Perfetto, grazie Fabrizio, grazie mille, sei sempre super esaustivo e molto tecnico chiaramente. E, quindi niente, se avete poi delle domande, sicuramente io mi potrò appoggiare a Fabrizio, soprattutto se sono domande tecniche. E se avete ulteriori richieste, non esitate a scrivermi a giorgia.balbis@activebox.it. E grazie Fabrizio, grazie mille per insomma, la tua presenza oggi e la collaborazione per la riuscita di questo webinar. Grazie No, mille. grazie a te, Giorgio, grazie alla T-Box e un grazie anche a tutti i partecipanti e vi Sì, auguro che partecipano sempre un buon ai nostri pomeriggio e webinar loro. se avete bisogno chiedete pure a Giorgio o al sottoscritto su delle questioni un po' tecniche, eccetera, eccetera, sono qua per Ti verranno poter, girate tutte. esatto, per poter far sì che questi bei progetti possano realizzarsi. Grazie e un buon pomeriggio a tutti. Grazie a voi.